Rivolgiamo al dottor Mario Nicolino. Nell'intervista rilasciata a Media Confronto il 24 aprile 2008, uscita poi nel numero di maggio dello stesso anno, lei ha dichiarato: in quest'ultimo anno di governo prendo un impegno qui davanti a voi del confronto e con i cittadini d'Ottaviano. Questa amministrazione approverà finalmente il PUC, ex piano regolatore. Manca solo qualche del piccolo dettaglio. Entro pochi mesi sarà discusso in consiglio comunale. Perché questa promessa non è stata portata a termine? Non è stata portata a termine perché, come abbiamo detto, dal 2008 mancavano pochi dettagli. Al novembre del 2008 noi consegniamo gli elaborati agli assessorati regionali dell'ambiente e dell'urbanistica. Gli assessorati regionali dell'ambiente e dell'urbanistica entro 90 giorni a libero e dovuto riconsegnarci gli elaborati vitimati e validati dai due assessorati. A tutto adesso non abbiamo ancora risposto da parte degli assessorati, quindi 90 giorni sono abbondantemente trascorsi. Noi pensavamo che il Corriere del Mese, avendo consegnato a novembre, avendo fatto richiesta a novembre, dicembre e gennaio, si poteva dire tra nei primi mesi dell'anno 2009 di poter portare almeno in giunta il PUC e poi presentato alla città. Volevo precisare una cosa: il PUC fondamentalmente ha subito soltanto quelle che sono state le indicazioni della legge 23, la legge sulla zona rossa, perché poi di fatto il PUC è quello che è stato redatto dall'amministrazione Saviano. Non è stata mai stata volta, per cui le indicazioni sono state le stesse. Abbiamo dato il carico allo stesso redattore, all'architettura Piaz per l'amministrazione Saviano, all'architettura Piaz per l'amministrazione di Vettorino. Ritengo che questo significava che, dato lo stesso redattore, non si potesse rimangiare tutto quello che fondamentalmente aveva dettato precedentemente. Questa condizione ci ha portato fuori perché è una condizione che spesso accade con la prefettura. Noi abbiamo firmato un protocollo di legalità con la prefettura, per cui tutti i nostri atti in appalto vanno in prefettura e devono essere validati attraverso questo protocollo soltanto quando la prefettura ci rimanda l'atto validato, noi possiamo dare seguito alla gara. Ebbene, il protocollo dice che entro 40 giorni noi dobbiamo avere risposte. Ci abbiamo messo anche 6 mesi per avere qualche risposta. Volevo precisare una cosa, io faccio gli auguri a Giovanni perché effettivamente possa avere tutte le condizioni positive di questo momento.